Siamo arrivati nel posto giusto, vediamo un po' questa missione. Il primo Conrad Logan. Ah, ok, dobbiamo andare quassù verso nord a prendere questo attrezzo. Vediamo se riusciamo a uccidere pure qualche mostro normalmente adesso senza sugare a bestia. Desolato, eh? Ok, andando un po' più a sinistra ci dovrebbe essere un dome. Un dome. Vediamo un po'. Non c'è un mob in questa zona. Oh, eccone uno. Cavolo, mi sembrava strano, non ti pare. Di solito ce ne mettono 87 al metro. Autoagganciamento direi che è fastidioso e poco. Direi, senti, facciamo così, eh. Se no qua stiamo fino a 3000. Con le magie facciamo un pelo di dannino extra. Ok, possiamo andare di qua. Devo usare le spell. Il problema è sto mana che ogni volta non vuole una vita. Devi tornare indietro, farlo rigenerare, trick e track, è un po' noiosa come cosa. Il dome sembra questo qui, sembra che questi uomini si stiano dirigendo proprio dove dobbiamo andare noi. Il che è perfetto. E certo, sì, è assolutamente perfetto. Così questo viene da noi, il mercante caccia fuori l'arma, eccoli, eccoli, siamo pronti, let's go ragazzi. Ai 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 ai. Non posso tirare bombe qua perché sennò me la rischio veramente forte. Mi sa che muoiono tutti questi, il mercante lo vedo un po' in difficoltà, vediamo che succede, no? Hanno una roba tipo un miliardo di vita questi cosi. Fa vedere un po'. Porca puttana. Ma non li uccido neanche se mi impegno. Mi sputazzano questi. Salve amico mercante. Prendo un osso. Prendo questo. Grazie. Prendo questo. Grazie e arrivederci. Arrivederci. I ragnoni li abbiamo riposizionati, quindi va bene così. Tanto basta. Salve. Salve, sì, sì. Sì, no, guardi. Facciamo. Au. Facciamo dopo, eh. La puttana. No, che vaffanculo, ce l'avevamo fatta, cavolo. Comunque bisogna proprio scappare alla grandissima qua, se no non riesci a fare nulla. Questi ti devastano, ma penso l'abbiano fatta apposta. L'ho visto che c'era anche del mana lì, raga, ma non lo prendo perché non voglio crepare. Ma quindi il mercante non viene attaccato in tutto questo? Credo di aver detto una cazzata. Il mercante è stato appena ucciso. Lutiamolo. Arrivederci. Andiamo verso la città. Se qualcuno ci difende, facciamo spaccare tutta la città da sti cosi. Quindi. Per me non c'è problema. Vediamo che succede. Va.
Anche perché anche a difficoltà tranquilla sono strafortissimi questi animali, non si riescono a... Ci vengono. Non capisco se vogliono venire su o meno. Sì, sembra di sì. No. Ok, stanno venendo. Ray è stato sbucciato malamente. Vediamo che succede giù in città. In Z City. Amici della città, venite. Venite a salvarmi, per favore. C'è dell'Elixir. Amici. Amici. Sparate, sparate, amici. Uccidete le bestie, per favore. Ray, fai qualcosa pure tu, però, dai. Fai, mena qualcosa, Ray. Niente, Ray non mena niente. Non vuole, però. Ah, no, no. No, c'avevo le mani. Ma che cazzo sto facendo? Avevo tolto le mani dalla tastiera, tutto questo non mi uccide. Sta morendo tutta la gente, ragazzi. Sta succedendo un casino. Uno l'hanno ucciso, però, eh. Danno un sacco di roba questi. Au! Au! No! Ok. Avrei dovuto forse salvare, non pensavo che fossero così. No, ma devo rifare sto giochetto un'altra volta. Una parte l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo farli venire giù in città. Fanno una strage quelli, ce lutiamo tutto, eh. Comunque niente male come tecnica questa, molto funzionale, devo dire. La tecnica della strage in città. Poi magari perderemo qualche NPC probabilmente. Andiamo, non si sa mai. E andiamo. Com'è rosso lo schermo, eh? No. Amici. Amici. Abbiamo del lavoro per voi, amici. Però aspetta che c'è rimasto l'altro. L'altro di fuori è rimasto. No, ecco, ecco, vai, da pure lui. C'ha proprio uno shotgun lui. Sì. Un vero e proprio shotgun. È il primo vero shotgun che vedo qua. Alla fine ce l'hanno fatta, eh. Questo l'hanno rotto qua. E ha droppato la Santissima. Wyatt è esploso. Che cacchio era Wyatt? Saprei. Esploso un fuorilegge. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Complimenti. È morto Wyatt. Non mi ricordo che cacchio. Forse c'avevamo una quest con Wyatt. Non saprei. Ma dov'è il... Eccolo il terzo. Qua è morto. Chi è che è morto? Un fuorilegge a caso. Perfetto, perfetto. Dobbiamo andare a prendere le altre cose adesso. Una sta qua. Quindi io direi che andiamo alla pinnetina. La pinnettina. E poi andiamo da quel lato lì a prendere quell'altro attrezzo. Sicuramente ci saranno mille mob assassini Wyatt. Sto pensando a sto Wyatt. Chi cacchio è? Non mi ricordo chi è Wyatt. Dobbiamo seguire sta strada e andare alla pineta. Andiamo. Ah, questo era quel posto pieno di mostri assoluti che non ci siamo mai entrati. No. Volevo prendere la nota minacciosa, ma dov'è che sta? Qua. Presa. Presa la nota minacciosa. Tra l'altro ancora non ho usato le granate io in tutta sta faccenda. Per quanto vedo che la magia fa il suo sporco lavoro. Quanto Elixir abbiamo? 1600. Aspettate un attimo, sapete che c'è?
No, non Goliath. Aspetta, aspetta. Qua è nel centro. Arriba e abajo. E prendo un po' di pozze di mana. Le pozzine del mana. E riposo pure, così almeno ci abbiamo. Visto che me l'ero dimenticato. Così siamo un po' organizzati con le pozzine. Che tipo di merce vendi? Ma certo. Ah, sta pure gonfio di liquore lui, devo dire. Sta bello pieno di Alex Grezzo anche. Ce l'ha le cose, ragazzo. Ce l'ha, ce l'ha. Dunque, dicevamo. I reggenini del mana. Ce l'ha i reggenini del mana. Non mi pare, cavolo, possibile. C'ha le pozioni curative e basta. Maledetto. Eh già. Che sola, niente. Che sola assoluta sta cosa. Porca paletta. Enorme, enorme sola. Allora, vabbè, ci abbiamo speso 1000, mo, quindi vediamo un attimo di. Vediamo di vendergli tutto. Rientriamo di un po' di quattrini. Vale la pena anche di prendere il liquori, ma non tutto, però facciamo 16 liquorini, vai. Poi ci facciamo le pozioni. Che ho fatto? No, ho fatto ripristina scambio, sono un pirla, porco due. 17, mannaggia mio. 10, o devo rimettere a vendere la roba, vaffanculo. Accept, andiamo a dormire e poi andiamo giù a fare sta cosa, sta mission. Yeah, boy. Dal cimitero delle Fiat Punto dobbiamo procedere e seguire la strada in questa direzione. Bello, questo scorcio qua devo dire che non è niente male. Un po' vecchia scuola sta strada sfondata è un po' grossolana, devo dire, però fa il suo effetto. C'ha i suoi momenti sto Alex, devo dire. Chissà com'è Alex 2 tra l'altro, perché alla fine se hanno raffinato leggermente il gameplay, hanno fatto una cosa possente. Mi sa che dobbiamo andare qua dentro, eh? Sì, senz'altro. A rimediare uno degli oggetti della missione. Ma è quello a clip. Oh. Ullala, questo era una cosa nuova. Ah, ma che sei matto? Sei pazzo tu, sei pazzo assassino, sei. Sei pazzo iracondo, io me ne vado, zio. Arrivederci. Mi sembra abbastanza pippero, tra l'altro, il diavoletto del deserto. Magna di questo. Ma insomma. Ullala, tira le bombe. Di fuoco. Arrivederci. Ci ha dato pure 60 di exp, non male. Avrei dovuto comprare i colpi di questa pure, mo che ci sto a pensare. Che faccio? Mo torno indietro. No, li prendiamo dopo, a sti cacchi. Dopo fammi sorde. Torniamo indietro a prendere. Là là. Un cadavere, un ladro morto. Mi è andata male. Ah, ma è pieno qua. Ah, ma tocca stare attenzionati perché qui sarà più. A parte è pieno di mine, porco due.
Non c'hanno chill sti ragazzi, ci stanno mine ovunque. E certo che è una rovina. Sesto rumore. Bisogna stare attenzionati, direi qua. No, ci sono. Ci stanno i ragni pazzi pure qua. Questi poi il problema è che non li uccidi mai nella vita. Cioè, ma come cacchio faccio? Non li uccido neanche se prego sti cacchio di animali. Ma dov'è che dobbiamo andare? Dobbiamo andare parecchio. In realtà è tipo qua. Nell'altro edificio. Però a sto punto, scusate, questo qua lo vediamo un attimo. Mi era switchato l'arma a caso. Ah no! Non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio fatare. Arrivederci. Siamo safe per ora. Dai, come cacchio facciamo quei cosi? Prima ci abbiamo messo un villaggio intero a farli fuori, cioè. Non li uccido neanche se prego in aramaico. Oddio, forse con le granate. Proviamo? Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo. Oh, madre mia! Magari ci dobbiamo coprire un attimo. Perché puttana? Avrei dovuto comprare le granate. Comunque le granate sono forti, veramente. C'aveva ragione il taster. Bravo, bravo. Sì. Tiri le granate e sciotti tutto. Oh, fuck. I suppose I'll have to deal with this. I suppose I'll have to deal with this. Lo so, Rick, siamo circondati e probabilmente la miglior cosa è entrare al volo e lootare. Cioè, penso sia la soluzione più smart. Infatti adesso mi sa che farò proprio questo giochino qua, perché tanto mi pare abbastanza inutile cercare di fightare sti cosi. Danno 4 exp e ci mettiamo un'ora e mezza a ucciderli. Ah no, 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 aspetta, aspetta, la facciamolo da fuori. Facciamo che saltiamo sopra, perché sennò è improponibile. Forse su quel tetto là ce la facciamo. Sì, dovremmo farcela a fare una roba di sto tipo qua. Magicamente non siamo neanche più aggrati da nulla, non so come. Ah, è sotto qua. Vabbè, niente di più easy qui. È qua dentro? No, è sopra. Ok, si sono arrabbiati questi. Allora, facciamo così e poi troviamo il modo, eh. Liquorino forte, questo gli ha dato sotto l'uomo del liquorino forte. Non so che missione sia che devo trovare il liquorino forte, ma posso comprendere. Ma ora dobbiamo trovare il modo. Credo sia quella porta là, vediamo un po'. Vediamo se ci hanno, mo ci chiudono, mo ci chiudono. Aiuto, aiuto. 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 Questi sono matti. Vabbè, l'abbiamo preso l'affare, quindi possiamo pure andarcene. Possiamo far stravellare per levarci dalle palle. Ah, però l'induttore dobbiamo andare a prendere qua a sud. Chissà cos'è quest'isola, tra l'altro. Sì, c'hai assolutamente ragione, amico mio. Però qua ci sono le montagne. Mi sa che ci conviene andare a rudere di Goliath e poi andare verso est o giù di lì. Vediamo un po'. Questa missione non è facile. Non è facile distruggere il mondo. Comunque sti ragnoni, regà, c'hanno, cioè, sono troppo forti. Non pigliano danni. Io posso capire che magari sono dei mob super late game, ma stiamo giocando a difficoltà molto molto agevolata adesso rispetto a prima. E comunque c'hanno un miliardo di HP. Penso che normalmente ci avrebbero one shottato nel peggiore dei modi. Vabbè, proviamo a seguire questo sentiero. Vediamo dove porta. Non l'abbiamo vista questa.
Goliath. Yeah, I've been here before. I've been here before. Things and done a little questionable trading. Let's hope they have short memories. Cosa c'è qua? Dei rottamacci elettronici. Mi aspettavo qualcosa di meglio, onestamente. Dei rottamacci. Ah, qua siamo alle mura. Ok. No, scusate. Fa il rumore del legno. Se sono sbagliati. So, that creature's down to me, is it? Mi sei incagliato, che ha fatto? Mi sa che si è proprio incagliato. Speriamo che schioppi facile. So, that creature's down to me, is it? No, down to me, amico, perché l'ho uccisa io. 63 di expo, non male. Procediamo, procediamo. Oh no. Mamma mia. No, vabbè, c'ha un milione d'HP sto coso. E ce la fai, Ray, per favore, ad aggrare tu. No, non piglia danno sto coso, ma neanche con i coso. No, vabbè, arrivederci. Siamo. Possiamo perdere la giornata con un mob. Non si può fare. Sta cosa dei nemici che c'hanno. Oh, madre, santa madre mia. Aspettate un attimo. Cioè, sta cosa dei mob che c'hanno tutti sti HP è proprio una pena assoluta, eh. Cioè, non si può fare. Non possono avere tutta sta vita. E noi abbiamo un botto di intelligenza e comunque abbiamo le spell, eccetera, che alcuni mob li trinciano, ma altri non. Non si fa niente. Dobbiamo andare. Dobbiamo fare un bel pezzone a nuoto, eh. Places like this that almost make you forget what a shitbag of a planet you live on. Sono i mob, boss. Cos'è quello? È un cazzo di gargoyle. Quello sarà una roba potenticina. Adesso ci smerda la vita. Vabbè, però vale la pena di provare a farlo. C'è letteralmente un cazzo di gargoyle. La belva di mel. Ragazzi, non gli ho tolto una mazza, non gli ho tolto. Cioè, gli ho fatto proprio zero danni assoluti. Io scappo nell'acqua, eccomi qua. Sono l'uomo dell'acqua. Adesso cosa fai, mob? Non puoi nulla contro di me. Oh madre. Lo so, sembra che possa fare cose anche da dentro l'acqua questo. Oh mamma mamma. Non sono così sicuro che non possa fare nulla quando sta. Quando sta in acqua il ragazzo. Però posso tipo non lo so. Ah, ecco, sputazza pure, giustamente. Yeah, I'm on it. Non è che prenda proprio dei danni questo. Però possiamo provare a tirargli le granate. Vediamo un po'. Io sono lo sgranellatore vaso. Oh mamma, questa me la sono tirata in faccia. Sta fa un casino sta qua. Devo andare a ricomprarle dopo. Aiuto. Però ce la stiamo facendo, eh. Le granate effettivamente fanno i boss. Ce l'ho fatta. Ci ha dato pure parecchia exp. Non so se ne è valsa la pena perché ho dovuto tirare l'equivalente di una bomba nucleare in granate. Ma no, non credo. Ci ha dato ben poca roba. Però vabbè.
È stato comunque divertente. Cacchio, siamo a metà strada. Porca paletta. Ma sto posto. Ma forse da qua ci si arriva meglio dalla zona del Duca, può darsi? Non lo so. Dobbiamo comunque tornare indietro a ricaricarci, se no stiamo senza niente. Quindi tocca andare indietro.